Ciao a tutti amici dei Disinformati e bentornati su Animal Crossing e Piume Designer. L'ultima volta avevamo fatto, se non mi sbaglio, il ristorante giapponese ed è stata una delle opere che mi sono piaciute di più tra quelle che ho fatto e a quanto pare anche a voi non è dispiaciuta. Adesso ci sono rimasti solamente l'ufficio e il negozio, siccome sono andati praticamente alla pari ho deciso di fare l'ufficio, però prima voglio vedere un attimo se qualcuno ha votato le mie opere. Ma giustamente ho problemi ad internet e quindi non posso farlo. Allora andiamo a fare un nuovo progetto. Ufficio. Poi la prossima volta faremo il negozio per completare. Allora, per l'ufficio serve appunto un ufficio e una sala riunioni. Andiamo. È alto, eh? Allora, vediamo un attimo gli esterni. Ah, ok, ci sarebbe questo. Questo oppure questo qui. Questo mi sembra molto molto moderno e molto figo. Vai. Allora, questo è l'ufficio, poi ci sarà la sala riunioni qui in fondo. Vediamo un attimo quanto è grande. Soprattutto vediamo di cosa ha bisogno. Un tavolo e 6 sedie. Ok, vabbè, poi ci metteremo magari la lavagna per discutere dei grafici, delle attività dell'azienda e altre cose. Mentre in ufficio presumo servano dei computer, delle scrivanie, ovviamente sedie a volontà, perché comunque ci saranno, penso, parecchi operatori qui dentro. Vediamo un po'. 5 tavoli e 5 sedie. Praticamente stanno lì al tavolo a non fare nulla. Niente ragazzi, io adesso, come sapete, faccio tutto quanto, poi vi faccio vedere il risultato, ma prima voglio ricordarvi che i Disinformati sono anche su Twitch, perciò vi invito a seguirci anche lì, e per sapere quando faremo le live, penso saranno una settimana, una ogni 2 settimane proprio massimo, perché comunque mi sta arrivando la fibra ottica. Per sapere quando faremo le live, seguiteci sulla pagina Facebook, trovate ovviamente tutti i link in descrizione o magari anche in sovraimpressione su questo video. Detto questo ragazzi, ci vediamo tra poco. Bene, signori, ho fatto l'ufficio e mi sembra molto carino. Allora, iniziando da questa parte, vi faccio fare un piccolo tour. Questi sono degli archivi, qui ci ho messo un distributore automatico, se mai viene fame a qualcuno, un po' di piante per attivare l'ambiente. Qui abbiamo le scrivanie con i computer, le lampade, i telefoni, un cestino della spazzatura, telecamera, si sa mai, altoparlante, condizionatori, perché in ufficio fa sempre caldo, distributore d'acqua, ma sia qualcuno lì ne sete. Questa parte invece abbiamo un server, poi qui è tutto specchiato rispetto alla parte destra. Qui invece abbiamo una fotocopiatrice, una bacheca annunci, altri archivi da questa parte e qui diciamo c'è la segreteria dove c'è il timbra cartellini, che in Italia a quanto pare è un oggetto sconosciuto o comunque non è utilizzato, anzi dove dire utilizzato molto bene da quelle persone che non hanno voglia di lavorare. Comunque poi ho messo un paio di orologi. Il pavimento l'ho fatto bianco da ufficio, con i tappetini in corrispondenza delle postazioni. Ci ho messo dei separé grigi. E poi ho messo i muri da ufficio, che come vedete hanno già delle finestre di loro. Quindi ho rimosso le finestre che c'erano nell'ambiente. Le porte ho lasciato quelle dell'ufficio classiche. Se signora Fuffi si sposta, ecco, grazie, vai via. Ho messo queste porte qui da ufficio e basta. Adesso vado a fare la sala riunioni e poi ci vediamo. E benvenuti anche nel tour della sala riunioni, che comunque è abbastanza piccolina. Allora, ho messo da questa parte il classico tavolo grande dove si fanno le riunioni, con le sedie dei dipendenti e quella del direttore più in fondo, telecamere, orologi, un bel lampadario perché mi sembrava molto elegante, come potete vedere. Qui c'è la lavagnetta dove vengono scritti i grafici, tutti i dati dell'azienda. Qui l'archivio grande, poi una bella
cassaforte da questa parte, condizionatore, qua degli attestati con la scrivania del direttore e la sedia per ricevere un dipendente. E ho finito. Per il resto ho usato il muro che ho usato anche nell'ufficio, magari ci mettiamo un bel tappeto. Direi proprio questo. Vediamo un po'. Oh, secondo me va benissimo. Magari mettiamo un'altra taglia. Facciamo la M. Vediamo un po'. Allora, la M va benissimo per il tavolo di qui, e mentre da questa parte ci metteremo una bella S. Vediamo un po'. È perfetto. Perfetto davvero. Guardate qui. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Adesso andiamo a dire a Fuffi che abbiamo concluso. Ed ecco l'ufficio. Oh, sembra molto carino da vedere. Molto illuminato, mi piace. Con i dipendenti della Immonook, però vabbè, non fa nulla. Secondo me è venuto abbastanza bene, dai, non ci possiamo lamentare. Mi fate sapere nei commenti se vi piace. Il palazzo con i nuovi uffici è finalmente pronto. Ancora non so da quale azienda verrà utilizzato, ma sicuramente gli impiegati adoreranno l'ambiente. Rimanendo in tema di uffici, la mia scrivania in municipio mi aspetta. A presto e grazie di tutto. Siamo stati bravi, dai. Buonasera, grazie per aver lavorato e bla bla bla. Allora, ragazzi, non vi posso dare in questo episodio il codice dell'ufficio, quindi magari ve lo do in un prossimo episodio. Per adesso andiamo un attimo a studiare e facciamo, vediamo un po', mare di pesci, dai, avevamo detto che concludevamo queste qui. Mare di pesci è la rivista di cui hai bisogno per diventare un asso dell'ittiologia. Avrai a disposizione una collezione di 102 tipi di pesci che potrai usare per decorare le case che crei. Tutto questo grazie alla collaborazione di Blatero, non perderti la prima uscita. Perfetto. Possiamo usare i pesci per gli arredamenti. Ottimo, perché comunque possiamo aggiungerli magari nelle case dei clienti. Quindi, io direi che l'episodio può finire qui. Però prima vi invito comunque a seguirci su Facebook, su Twitter, su Twitch, perché proponiamo sempre tante cose nuove. In più, ragazzi, non dimenticate che per far andare avanti questa serie servono almeno 3 mi piace. Quindi per il prossimo episodio in negozio lasciate 3 mi piace e in più magari mi suggerite qualcosa da mettere. Posso anche fare una cosa pazza, se non avete visto la recensione di Animal Crossing e Piom Designer andatela a vedere. Posso magari fare un negozio un po' strambo, strampalato, ci metto dentro delle cose che non c'entrano nulla. Me lo dite voi magari, così faccio un episodio un po' più divertente. Quindi ragazzi, l'episodio numero 14 di E Piom Designer finisce qui. Vi ringrazio per la partecipazione. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate, condividete e ci vediamo alla prossima. Ciao!